Ciao ragazze, eccomi dopo tanto tempo con la mia rubrica sui top 3 biodivisi per categoria. L'ultimo video, infatti, credo sia stato quello delle creme viso purificanti, è passato parecchio tempo. Comunque, nell'info box trovate tutta la playlist delle altre categorie, appunto, se vi interessano. Ho già pensato di parlarvi delle ciprie, delle mie top 3 ciprie, perché comunque siamo nel periodo estivo, tendiamo un pochino ad utilizzarle di più per opacizzare e quindi ho pensato di farvele vedere in questo periodo. Ci saranno di tutti i tipi, formati, quindi compatti in polvere e insomma di tutte le tasche. Ecco, ce l'ho quella da quella più economica alla media, quella un pochettino, diciamo, no, neanche più costosa. Siamo comunque tutte in una fascia di prezzo abbastanza accettabile. La prima che vi faccio vedere è questa di Benecos, che tra l'altro sto anche terminando, è la cipria compatta mattifying, insomma mattificante, che è questa, che mi piace molto, che io utilizzo anche proprio come fondotinta compatto, perché comunque ha una coprenza media, diciamo così, se utilizzata con un pennello ad esempio abbastanza fitto come, non so, magari questo ad esempio, un pennellozzo fitto come questo. Mi piace perché opacizza abbastanza bene, tiene abbastanza bene anche il trucco. La mia è nella tonalità porcelain, quindi non so, mi faccio uno swatch, ma comunque non si vede nulla sulla mano. E secondo me è un'ottima cipria, soprattutto per il prezzo, perché costa solo 3,90 euro. È davvero molto molto valida, non fa strato sul viso e mattifica abbastanza bene. E appunto eventualmente può essere utilizzata anche proprio come fondotinta. Un nuovo amore di cui comunque vi ho già parlato nel video dei promossi, però è assolutamente un top. Continuo ad utilizzarla tutti i giorni per fissare il correttore. Sto parlando della cipria di Neve Cosmetics, la Surreale. Questa qua mi è stata mandata, appunto la Surreale, un po' di tempo fa. È una cipria in polvere formata da silica, se non sbaglio. Ecco qua gli ingredienti, sì, formata semplicemente da mica e silica. Quindi diciamo che la silica tende un po' ad opacizzare, la mica ad illuminare. Mi piace tantissimo come cipria perché è impalpabile, quindi è perfetta per fissare il correttore, soprattutto se avete una certa età, diciamo, e avete qualche piccola rughettina di espressione. E ovviamente mettere della cipria sul contorno occhi che stratifica. Insomma, non è proprio l'ideale perché tende ad evidenziare le rughette. Questa invece è fantastica perché fissa benissimo senza creare strato e senza appunto evidenziarvi le rughette. Sul viso non mi fa impazzire perché appunto all'interno anche della silica, quindi secondo me non è proprio totalmente opacizzante e anche un pochettino, non è illuminante, però comunque sì, dà un effetto. Non totalmente opacizzante, non come la Hollywood sempre di neve, che quella è proprio totalmente matte. Io questa cipria ve la consiglio tantissimo, soprattutto per fissarlo il correttore. Per fissare il correttore sul contorno occhi, vi giuro, è qualcosa di fenomenale. Io ormai uso sempre questo, proprio tutti i giorni, correttore e lei, assolutamente. E sono 4 grammi di prodotto, costa sui 12 euro, se non sbaglio, 14 euro. Però potete prendere benissimo anche il formato mini sul sito di Neve e vi assicuro che vi durerà tantissimo perché comunque per il correttore ne serve pochissima. Infine, una delle mie ciprie, diciamo bio preferite è assolutamente quella di La Vera. Questa che io avevo preso da Natura Sì un po' di tempo fa, è fatta così, ha il suo piumino all'interno, mi pare che costa sui 14 euro. Anche una buona profumazione. La mia è nella colorazione trasparente, quindi è proprio sì, sul trasparente. Eccola qua. E anche questa mi piace molto, è quasi tipo anche questa è abbastanza impalpabile e cremosa. Ed è bella perché dà comunque opacizza, però al tempo stesso crea veramente un bellissimo effetto sul viso di viso sano, ecco, perché non voglio dire luminoso perché non è assolutamente luminosa, però veramente molto molto bella come cipria. Vi faccio vedere l'inci perché di questa è molto molto lungo l'inci, magari vi interessano soprattutto i primi ingredienti, ha la mica al primo posto anche questa, quindi come vi dicevo è opacizzante, però
Non è totalmente matte da questo effetto, comunque sano e luminoso. Insomma, anche questa ve la consiglio tantissimo. Video velocissimo sulle ciprie, spero che vi sia stato utile, ragazze. Se avete domande, qualsiasi cosa, fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere qual è la vostra cipria preferita bio del periodo. A me interesserebbe tantissimo quella della Puro Bio Cosmetics. Adesso vedo perché fra un po' finirò questa qua di Benecos e magari a settembre proverò quella. Io vi mando un grossissimo bacio e abbraccio e ci vediamo al prossimo video.